Ecco, una coda dedicata appunto alle prime misure di politica economica, poi ne parliamo. Vado da Molinari chiedendole due cose. Insomma, la prima, lei poi fa il vice capogruppo della Lega. È a rischio l'incontro, dal suo punto di vista, tra Conte e Macron di venerdì? Ma da quello che ho sentito e letto questa mattina, è chiaro che il presidente Conte ha chiesto delle scuse formali al presidente Macron per le dichiarazioni che ha fatto, che sono dichiarazioni non accettabili da un capo di Stato e da un leader che vorrebbe erigersi a nuova guida dell'Unione Europea del futuro. Non sono parole accettabili sia per i toni che per i contenuti, perché la Francia non è in questo momento in grado di dare alcuna lezione all'Italia su come gestire l'emergenza immigrazione. Molti dei dati li ha citati prima Matteo Salvini nel servizio che avete mandato in onda. La Francia ospita molti meno richiedenti asilo di noi. La Francia è quella che non solo, come ricordava prima il collega Speranza, ha eretto di fatto un muro alla frontiera di Ventimiglia creando un problema all'Italia, ma anche quella, ricordiamolo, che qualche mese fa con la gendarmeria ha invaso la stazione di Sì. Bardonecchia in cerca di un migrante. È quella che ha arrestato e messo sotto processo una guida alpina rea di aver fatto superare il confine a una donna incinta. Quindi direi che Macron su questo tema non ha nulla da dire. Come spiego l'irritazione di Macron? L'irritazione di Macron me la spiego perché ritengo che Matteo Salvini con questa operazione sulla nave Aquarius abbia finalmente scoperchiato il vaso, abbia fatto emergere all'opinione pubblica e all'interno del dibattito politico europeo il vero problema che attanaglia l'Italia, che è la rete delle ONG che di fatto sta alimentando un business disgustoso sulla pelle dei Quindi migranti. scusi, lei conferma che per quanto riguarda le navi dell'ONG che battono bandiera, diciamo, non italiana e che salvano dei migranti nel Mediterraneo, a queste navi sarà impedito l'attracco nei porti italiani? Questa è la linea del governo? Questo, e si cercherà di farlo in tutti i modi, questo l'ha detto prima il ministro Salvini, ma Sì. il punto è uno. Il punto è che queste ONG, che cosa fanno? Queste ONG che battono tutte bandiere straniere e sono finanziate dall'estero, di fatto sono l'incentivo alle partenze dei migranti. Questo va detto con chiarezza. Perché non è il fatto di salvare le vite in mare per portare queste persone in Italia. Nessuno vuole mettere in discussione che le vite vadano salvate. Infatti il governo ha garantito la massima assistenza anche alla nave Aquarius. Ci sarebbe da interrogarsi invece come mai l'ONG, dopo che è stato dato il via libera dal porto di Valencia dal governo spagnolo, ha pensato ancora di girare mezza giornata vicino alla Sicilia perché a Valencia non ci volevano andare, quindi se c'era questa emergenza di salvare le Diciamo che in vite, parte è stato anche diciamo che è giustificato dal fatto singolare. che ci volevano troppi giorni di È navigazione per arrivare singolare. lì, Noi abbiamo no? un'altra idea, che forse l'obiettivo di quella ONG, come di tante altre, era di portarli proprio in Italia, perché ormai avendo queste navi che di fatto navigano al confine delle acque territoriali libiche, queste fanno di fatto i taxisti dei disperati. Allora, facendo i taxisti dei disperati, che cosa alimentano? Alimentano da una parte il traffico di persone gestito molto spesso nei paesi d'origine, quindi nei paesi nordafricani, da quelle stesse associazioni terroristiche come Al-Qaeda e l'ISIS, che poi andiamo a bombardare. Dall'altra porta questo flusso continuo di persone che alimenta un altro business, Senta, che è quello delle posso cooperative chiedere una italiane. cosa? Lo chiedevo a Mastella prima, no? Diciamo, al di là dei fatti contingenti, no? Sì, la Tutti diciamo strategia. la strategia, perché per esempio Certo. oggi nell'intervista al Corriere della Sera Salvini dice: ho appreso che belgi, austriaci e tedeschi hanno finalmente parlato di punti di raccolta e identificazione nel Esattamente. Nord Africa, che è il nostro primo obiettivo. Ma per fare questo bisogna fare accordi, Certo, negoziare, trovare alleanze in Europa. per negoziare e fare accordi bisogna non essere la Cenerentola. La vicenda Aquarius, a mio avviso, ha fatto alzare la testa al nostro paese e ha posto il tema sul tavolo europeo, tema che non si trattava più perché c'era una Cioè lei dice rassegnazione. con un atteggiamento più forte, più muscolare, ci staranno finalmente a sentire Muscolare, ma questo. per giustizia, perché non può essere l'Italia da sola a farsi carico di questo problema e non può essere l'Italia il paese di questa speculazione, Allora. ripeto, sulla pelle dei migranti, perché non possiamo alimentare false speranze per milioni di persone che vivono in Africa sul fatto che in Italia chiunque possa arrivare, avere accoglienza, avere prospettive di vita economiche No, ma questo è migliori. È chiarissimo. una speranza falsa. Voglio chiedere una cosa a Molinari. Intanto do una notizia, perché poco fa Salvini ha detto: se la Francia chiede scusa non c'è problema, il caso è superato, ne togliamo conto. Dovrebbe esserci in corso peraltro l'incontro tra il nostro ministro degli esteri e l'ambasciatore francese alla Farnesina. Poi tra poco vi aggiorneremo invece su un caso politico-giudiziario che è un vero terremoto a Roma, che riguarda la costruzione del nuovo stadio. E poi c'è un'altra notizia che voglio dare, che secondo me si inserisce nei discorsi che stiamo facendo. Poco fa l'Istat ci ha fatto sapere che per il terzo anno
consecutivo, in Italia continua il calo delle nascite. Certo. I nati sono meno di mezzo milione. Questo è un punto Questo è un punto fondamentale. decisivo, ma Sì. anche perché l'Eurocorato direbbe che i migrati servono Servono a anche a quello. quello. Allora, questo è un punto fondamentale che spiega, che si collega sia al discorso dell'immigrazione che a quello dell'economia. Allora, tornando al tema dell'immigrazione, visto che prima abbiamo denunciato il problema, ma non abbiamo parlato di eventuali soluzioni che il governo ha e che la Lega ha ben chiara in testa. Partiamo da un presupposto: nessuno qui disprezza la vita dei migranti, nessuno mette in discussione la sicurezza di queste persone. Nessuno è razzista e nessuno è inumano. A nostro avviso, chi è inumano e razzista e mette a rischio la vita di queste persone è chi alimenta false speranze e chi sulle speranze di queste persone ha creato una rete di interessi disgustosa, perché lucrare sulla vita delle persone è il business più disgustoso che esiste. Allora, cosa diciamo noi? Noi siamo un paese dove abbiamo una disoccupazione giovanile che galoppa verso il 40%. L'anno scorso sono arrivati in Italia 170.000 immigrati e abbiamo 200.000 giovani italiani che se ne sono andati. Allora, come può l'Italia, che vive la crisi economica che sta vivendo e che non riesce a dare risposte sociali e occupazionali alla sua popolazione, rispondere alla richiesta di lavoro dei migranti economici? Perché qui c'è il punto. Noi continuiamo a parlare del Trattato di Dublino e della redistribuzione dei richiedenti asilo tra i vari paesi europei. Sì. È un tema molto Che riguarda importante, però, ma diciamo, i questo riguarda il rifugiati, riguarda non 5%. È sì. questo il punto, questo riguarda il 5% di Sì. chi arriva in Italia. Allora, ridistribuiamolo pure, ma il problema è che all'Italia sono i clandestini, cioè sono tutti Ma quelli. molti di questi non sono già andati via dall'Italia, una Eh parte di no, questi. il problema dei clandestini qual è? Il problema è che su queste navi arrivano queste persone di cui solo il 5% hanno titolo a restare qua. Cosa succede? Che gli altri, con la rete dell'accoglienza diffusa, sono comunque distribuiti sul territorio, Sì. alimentano il business dei 35 euro al giorno, vedono respinta Che la loro Salvini ha annunciato sarà ridotta E quella cifra questo, bra, come in tutta Europa, come in molti, molti come paesi a europei, 25, sì. e questo è già un primo intervento, risparmiare soldi sul sistema dell'accoglienza diffusa con l'idea di superarla. Perché cosa succede? Questi vengono ospitati, vengono respinta la domanda, fanno ricorso, paghiamo anche gli avvocati d'ufficio perché c'è il gratuito Sì. patrocinio, quindi paghiamo l'avvocato d'ufficio. Una volta che è stato respinto anche l'appello, gli si Sì, dà un foglio adesso di via. Salvini oggi se la prende con gli avvocati Ma non d'ufficio. se ne prende, Adesso no, la non responsabilità è non è colpa, ma ci loro, mancherebbe è la altro. Non è colpa farraginosità degli avvocati della d'ufficio, procedura, è il anche perché ci sistema. sono i ricorsi, Il no? problema è che questo allunga la permanenza sul territorio, alla fine del quale viene dato un foglio di via al migrante e gli si dice vattene. È Sì. chiaro che non se ne andrà mai. Allora, cosa bisogna fare? Gestire questo fenomeno in maniera diversa. Bisogna riaprire i CIE, non bisogna distribuire questa gente sul territorio, ma bisogna o nei paesi d'origine, con quei centri costruiti insieme all'Unione Europea, distinguere chi può arrivare in Europa e chi no, oppure chi arriva qua deve essere confinato in queste strutture. In tempi rapidi si deve decidere chi può stare, cioè il 5%, e chi non può stare, il 95%, e Pensi come reimbarcarlo. funziona la giustizia in Italia? Pensi come... No, nel senso è lo scenario a cui bisogna Reimbarcarlo arrivare, e riportarli ma al loro velocizzare paese. 2 anni, 3 anni ci vogliono anche, Noi più o dobbiamo meno. avere un governo che dia risposte di lavoro e di E questa è emergenza la sociale agli legittima italiani. aspirazione, certo. Non possiamo alimentare le false Allora, speranze di fatemi tutta dire una l'Africa. cosa. C'è poi l'altra faccia dell'immigrazione, però, perché parlavamo del problema dell'accoglienza diffusa con le Sì. cooperative. Notizia di questa mattina: l'arresto di 13 immigrati richiedenti asilo, quindi sotto quella lunga procedura di cui Sì, parlavamo prima, posso che permettermi di gestivano uno interrompere? Io spaccio di conosco droga. qualche Se siciliano posso. criminale, Sì, sì. ma qualche siciliano criminale, appunto, visto che già ne abbiamo, ma ha ragione, ma visto che già ne abbiamo, sulla visto che abbiamo stampa sempre più estera. famiglie indigenti, se facciamo arrivare qua centinaia di migliaia di persone a cui non possiamo garantire lavoro, che cosa faranno queste persone? Muoiono di fame? Per forza di cose finiranno nella mano della criminalità. Allora, sono due visioni del mondo diverse. Sì. C'è una visione che dice che possiamo accogliere tutti perché ce n'è per tutti, e qualcuno poi No, dovrà però voglio dire, spiegare, questo, qualcuno poi dovrà io spiegare come amo lo la chiarezza, le sosteniamo. vostre posizioni sono Nette, opposte ma chiare. nette, chiare, E c'è così chi dice questo è che ognuno ha il importante. diritto non tanto di migrare, ma di poter vivere dignitosamente a casa Mi, propria, quindi mi... lavorare per farli stare bene a casa propria e senza farli partire. Questa è la visione che abbiamo noi, perché l'Europa non può accogliere tutti. I benzinai hanno annunciato una protesta, no? Perché da, mi pare, il 1° luglio. Bisogna Tante pagare persone tutti. che lavorano con i camion, le auto, anziché avere, no, la scheda carburante, dovranno fare tutto in maniera digitale, elettronica. Sì, questa è Che l'assurdità. cosa farete? Interverrete su È questa. sicuramente un tema nell'agenda del governo, è una delle assurdità di quella logica di austerità che vuole cancellare il Esatto. contante, che è una stupidaggine pazzesca, perché fa cancellare il contante cosa comporta? Che il contante resta nel circuito illegale, come è stato detto, la gente non li spende o va a spendere all'estero. Quindi questa lotta al contante non ha senso, soprattutto nel momento in cui i paesi Quindi la confinanti misura non la in fanno. extremis potrebbe essere cambiata, perché il 26 c'è lo È sciopero, un dei problema benzinai, che è sul tavolo del insomma, governo, di che cui siete conosciamo. consapevoli. Esatto.